Il PDL ha un corposo gruppo femminile guidato da Sonia Grasso che lo coordina a Catania. Come funziona il partito, nel senso che stagione sta vivendo? Dunque, intanto è veramente un bel gruppo, coordinato sì da me, ma ci sono anche tante altre persone, siamo una bella squadra abbastanza ampia. A Catania in questo momento la stagione, non tanto per il gruppo delle donne quanto per il PDL, è abbastanza diciamo tumultuosa, però io credo che questo sia un periodo di fermento nel quale non ci si deve arrendere al fatto che ci sono delle difficoltà oggettive, che io riconosco perché mi sembra sciocco chiudere gli occhi su questo, ma c'è una grandissima voglia di coinvolgimento, di persone che hanno voglia di essere proprio portate a fare politica o comunque a poter incidere in qualche maniera nella società, ma attraverso dei progetti e delle persone credibili e serie. Quindi noi quello che stiamo cercando di fare come gruppo delle donne, ma in realtà come tutto il partito, anche la settimana scorsa c'è stato un incontro con i giovani, è quello di coinvolgere dalla base il partito, dalla base la gente, e quindi farla entusiasmare su quello che sono poi i programmi sul territorio, e ripeto, soprattutto oltre che programmi credibili, attraverso persone credibili, perché ormai su questo non possiamo più sbagliare. E questo è il fine dell'incontro di oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio è questo, e poi l'incontro è anche per fare un po' il punto della situazione dal livello nazionale. Ovviamente tutta la classe dirigente si chiede che cosa sta succedendo, come ci dobbiamo comportare, quindi è anche un po' un incontro con i nostri riferimenti per chiedere loro dei ragguagli su quello che si deve fare, e soprattutto per gettare le basi avanti per poter rilanciare il nostro progetto.